Divise uniformi, il vestiario che noi tutti indossiamo nelle attività di 118, di assistenza alle persone quando portiamo farmaci, medicine a casa delle persone, o facciamo i servizi nei checkpoint, andiamo a misurare la temperatura, andiamo a fare tutte quelle attività di assistenza durante questo periodo di epidemia, una cosa molto particolare che va tenuta in considerazione. Tanti si sono attrezzati, tanti si stanno attrezzando. Sarebbe interessante sapere anche la vostra opinione e scrivetela sotto nei commenti, scrivete come state vivendo questo periodo e quali misure di precauzione avete preso. Io cerco di raccontarvi oggi qualche piccolo aneddoto per capire delle procedure corrette da utilizzare per la gestione corretta delle uniformi del vestiario, cose che sono state insegnate a me e adesso io insegnerò nuovamente a voi perché? Perché uniti è l'unico modo per uscire fuori da questa epidemia. In particolare, la svestizione si fa in sede, non si riporta mai a casa il vestiario, soprattutto se è sporco. Questo è fondamentale, soprattutto non va riportato in macchina, ci si cambia in sede, in una zona sporca, si indossa del materiale pulito, poi si va in macchina. Quella è una buona azione da prendere. È un po' quello che si utilizza nell'HACCP. Qualcuno conosce le procedure che si usano in igiene alimentare, gli armadietti separati con scomparto per abiti da lavoro e scomparto per abiti, diciamo, quelli civili, quelli che possiamo portare a casa. Quella è una buona prassi e va applicata anche nel soccorso. Chi lavora nel 118 queste cose le sa molto bene perché alcuni sono stati formati veramente bene su questo campo, specialmente chi come me ha avuto una formazione specifica per il rischio biologico. Queste cose è l'ABC. Altra cosa interessante è il lavaggio. Io ho conosciuto qualche associazione che già prima dell'epidemia non si occupava di rischio biologico, si occupava di tutt'altro, ma era molto avanti su questo tema e aveva le lavatrici in sede. Una cosa che è rarissima, non le ha quasi mai nessuno. Perché? Perché se lavi le cose in sede, dove hai fatto la svestizione, le metti subito in lavatrice a lavare. Abbatti il rischio di qualunque contaminazione sia presente sulle uniformi, sulle divise. Questa è una cosa molto interessante e corretta da fare. Si finisce il servizio, si lava subito il materiale. Questo vuol dire avere più divise, avere più luoghi dove stendere. Lo so, è complicato. L'ideale è che il vestiario venga gestito da una ditta in modo tale da avere delle certificazioni. Soprattutto se stiamo parlando di rischio biologico, ci deve essere la sicurezza che quello che andiamo a lavare sia effettivamente sanificato nel modo corretto, con procedure certe e possibilmente dei campionamenti sulle uniformi, sulle divise, si passano dei tamponi, si mandano al laboratorio per le analisi, per avere la certezza che quello da cui ci stiamo proteggendo sia effettivamente stato neutralizzato con il lavaggio, con lavaggi specifici, particolari. Tante uniformi, pensate che hanno trattamenti particolari, non si possono lavare in lavatrice, richiedono lavaggi a secco e via dicendo. Una cosa molto particolare, ma lì scendiamo nel dettaglio. Ma in linea generale, il lavaggio subito, appena dopo la svestizione, è sicuramente la procedura corretta da fare e mai portare le divise a casa. Soprattutto in questo periodo, tante attività si fanno senza la tutina protettiva sopra, perché in tante attività è stato valutato che il rischio non è così alto da necessitare di una tutina protettiva, di quelle paraspruzzi sopra a proteggere l'uniforme. Quindi i droplet finiscono sulla divisa e rimane contaminata per diverso tempo, soprattutto se noi andiamo in giro nelle case, andiamo a portare farmaci e via dicendo, faccio vedere questa che non ha logo e così non facciamo pubblicità a nessuno. Capite bene che andare in giro con una divisa sporca rischiamo di compromettere la salute, specialmente degli anziani. Se riportiamo a casa la divisa sporca, compromettiamo la salute della famiglia, la famiglia che non ha colpe, anzi ci sta sostenendo per la nostra attività e noi stiamo sostenendo la comunità facendo qualcosa di utile, di giusto, di buono. Quel qualcosa di giusto, utile e buono va fatto con le dovute precauzioni, in particolare la svestizione nel modo corretto in sede, al termine del servizio, e il lavaggio dell'uniforme, possibilmente in sede. Perché parlo di lavaggio delle uniformi in sede e non a casa? Perché se io porto questa a casa, anche se la porto nel modo corretto in una busta, poi la devo mettere in lavatrice. È vero che se la riesco a mettere in lavatrice senza contaminare casa, l'esterno della lavatrice, specialmente lo sportello che è basso e ci vanno a mettere le mani i bambini, e faccio tutte le cose in maniera corretta, a quel punto riesco ad abbattere talmente il rischio che il lavaggio a casa si potrebbe fare, ma stiamo parlando di un virus che effettivamente muore in lavatrice. Viene sostanzialmente quasi del tutto neutralizzato con il lavaggio in lavatrice, fortunatamente. Ma non abbiamo la certezza assoluta, primo dettaglio. Secondo dettaglio, la procedura di portare a casa la divisa, l'uniforme, in una busta, rischiamo di compromettere la sicurezza di casa nostra e questa è una cosa che non va bene. Stiamo parlando di un virus semplice, ripeto, ma se pensiamo alle attività di 118, dove ci sono tanti altri patogeni da cui dobbiamo proteggerci, portare le uniformi a casa e lavarle è sicuramente l'ultima cosa da fare, vanno sicuramente fatte lavare da una ditta specializzata, non si può neanche pensare di lavarle in sede, però
proprio perché c'è un rischio molto alto e certe attività vanno fatte in un modo molto più sicuro. Questi sono alcuni aneddoti interessanti per capire come abbiamo gestito noi il rischio nel tempo, come dovrebbe essere gestito il rischio, e sarebbe interessante sapere anche la tua opinione. Scrivila sotto nei commenti in modo tale che tutti quanti gli utenti possano cogliere quello spunto interessante, utile per risolvere problemi legati alla loro attività e migliorare la loro sicurezza con il tuo contributo. Metti mi piace, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Commenta, commenta, commenta. Solamente uniti potremo uscire il prima possibile da questa epidemia. Grazie.